attacco. 6:20 sul cronometro di questo primo tempo. Sempre De Paoli, pronto a batterla. Cerca il movimento a fare la porta, col pallone che viene difeso da Henry. Poi nuovamente Verdi, cerca lo spunto, Verdi, cross in mezzo, pallone allontanato. Tira! Merda. In due tempi. Sì, come il sviluppo, ma non è anche proprio come atteggiamento complessivo. Vai di là, allora, mi sono preso arrogante per lui. E basta, vai di là. È importante, è anche abbastanza clamoroso, spalanca prima, Giroud, poi Mamma mia. La solita iniziativa sulla bacina da parte di Leao, palla messa in mezzo. E allora, 9 minuti. Usa il fisico, lo fa molto bene l'attaccante dell'Ellas. Pressione da parte di Tomori, ancora il giro palla giallo blu, un Tanez che si fa trovare pronto, brava Tanez, altra apertura De Paoli, lascia ancora in vettura con te! Mamma mia, vai. Nuovo cross in mezzo, tocco di testa di Henry e Gunther. Ma forca. Una conclusione che finisce larga, ma c'è deviazione. Appoggio alla fine a metà strada, quindi prova Calulu in qualche modo. Con Verdi vai. Ha servito De Paoli, ancora Verdi. Ripartenza Ellas, che Henry in posizione avanzata. Attacca con quattro uomini, arriva anche Rossi dall'altra parte, l'apertura è per lui. Sul destro, ancora, se la porta sul mancino. Porca miseria, non ho girato, mamma mia. Una situazione interessante per il Milan, una situazione. Palla verso Righi, uno contro uno con Magnani. Righi, doppio passo per lui, sempre Righi, palla in mezzo, Rustic. Mani in testa per Pioli, che sapeva che doveva essere una buona possibilità. Quindi Krunic aperto verso Fernandez, è buono il taglio dentro, Rebic. Via. Il movimento Gunther, certo Nari in pressione, giocata verso De Paoli, quindi occhio a Veloso, possibilità per il cross del portoghese, colpo di testa, ma no, palla che resta lì, ma porca puttana, conclusione che finisce alta, si era coordinato ancora una volta, e la conclusione finisce alta ancora per Gunther, che la sfonda col petto, l'intervento ad allontanare soltanto per un attimo, Bennacer non l'utilizza in questa situazione. Arriva l'intervento da parte di Cannon, ma dall'altra parte può provare a sfondare ancora Calulu, il cross in mezzo a cercare Rebic, anche Origi, tutti anticipati, arriva per la col via il resto di Montipo, mamma mia, Calulu, via sta palla, via sta palla, torna Tonali sul pallone in anticipo, insiste Gabbia, era ultimo uomo, altra apertura verso Tonali, Calderoso su di lui, cross in mezzo di Tonali, Rebic, mamma mia, via Rebic, Baemma, conclusione alta. Santo Montipo. In verticalizzazione, colpo di testa di Fernandez, Tonali appoggiato su Leao. Buon il lavoro di Leao. L'inserzione giusta per prendere il tempo per la giocata verticale. Tonali si è acceso in un lampo il Milan. Minuto 81. Tonali a Verona. Un classico, ma Verona in questo caso non è riuscito a scendere, come stavamo dicendo. Dove può provare a salire nuovamente Cabal. Deve scalare qui Tonali per dare un po' di pressione per l'arrivo di battuta in mezzo a cercare Djuric, palla che resta lì a metà strada. Ma no! E l'intervento di Calulu, proteste dell'Ellas. Poi pallone che viene allontanato, l'ultimo a toccare. Qui è il giocatore del Verona, la rimessa alzata il Milan, ha rischiato il Milan qui. Rivediamo. E secondo il quale Milan deve stare con le antenne dritte se vuole provare a questa partita a casa, Verona ci deve provare. Pronto Veloso sul punto di battuta del calcio d'angolo, va col mancino in mezzo, tentativo di deviazione, perfetta la scelta di tempo da parte di Gabbia che allontana, ma c'è una seconda possibilità sempre per Veloso in mezzo, la deviazione, e poi il tentativo di sabotaggio ancora sotto porta, proteste giallo blu con un fallo di mano, intanto il contropiede del Milan, che viene subito neutralizzato dall'intervento di Cannone, altro fallo di Rebic, intervento di Rebic, attenzione, è un centimetro dal traguardo, e infatti finisce qui. Finisce con la vittoria del Milan 2-1 ancora una volta Tonali a Verona. Un Milan meno bello rispetto ad altre occasioni che ha ballato anche nel finale
sulla reazione fisica.